Partiranno lunedì mattina i lavori di consolidamento della piazza Sant'Antonino di Castelmola a rischio crollo dopo la frana che ha interessato il comune ionico lo scorso 5 gennaio. Il sindaco di Castelmola Orlando Rusto ha richiesto un finanziamento alla Regione Sicilia di 2 milioni di euro per completare tutti gli interventi urgenti per la messa in sicurezza della zona. Quello della piazza Sant'Antonino è solo uno dei tanti previsti nel programma della giunta comunale. A seguito della frana, il comune di Castelmola aveva dichiarato lo stato di emergenza e calamità tramite una delibera del Consiglio Comunale. La frana aveva interessato il borgo turistico con il relativo smottamento del costone di Cuculunazzo e il rischio crollo della piazza Sant'Antonino, pericolo che si spera venga arginato con i lavori previsti a partire da lunedì. La città metropolitana nei giorni scorsi era già intervenuta eseguendo dei lavori per realizzare un vallo a protezione della circolazione veicolare sulla strada provinciale 10 ed evitare l'isolamento del comune ionico. La protezione civile regionale tiene invece in costante monitoraggio l'area interessata dalla frana e lo farà anche durante le operazioni di cantiere, la cui apertura è prevista lunedì mattina.